Buongiorno a tutte, ci risiamo, ma mi sta prendendo veramente gusto fare un video tutti i giorni, poi magari rimarrò un po' di tempo senza farne, insomma oggi mi sentivo ispirata anche perché come vedete c'è una luce fantastica oggi. Faccio un video che è una tipologia di video che io guardo spesso, però non ho mai avuto insomma lo stimolo di fare, ed è la faccia del giorno. Oggi sono dovuta uscire presto, molto presto di casa, sono intorno a mezzogiorno, mezzogiorno e un quarto, e ho detto perché no, sono truccata, facciamo vedere un po' il trucco alle ragazze. Allora, il trucco occhi è veramente qualcosa di molto molto semplice, è un trucco che io faccio quando voglio sentirmi comunque a posto, ordinata, voglio comunque mettere in risalto gli occhi e sto usando ovviamente il marrone, un passepartout, qualsiasi sfumatura, freddo, caldo, io prediligo i caldi chiaramente. Sto utilizzando alcuni prodottini che sono stati dei beauty adoption di una cugina, insomma, che ogni tanto fa pulizia nel suo beauty e mi manda dei prodotti che a volte sono nuovi, a volte alcuni non, soprattutto di questa nuova ondata di beauty adoption, non mi sono piaciuti, soprattutto una palette che, per cui avevo grande speranza, invece per la fine è stata ne stavo squillando il telefono, insomma, e quindi mia nonna urlava come se stesse succedendo chissà che cosa. Allora, piccola parentesi, vorrei ringraziare tutte coloro che hanno commentato in modo positivo il video precedente a questo, dove insomma era un po' una chiacchierata di chiarimenti sulle nuove regole di mamma YouTube o papà YouTube. Saluto Esa e tutte quelle che hanno commentato. Quindi cominciamo dalla base, perché oggi veramente ho fatto tutto. Allora, innanzitutto il mio burro cacao, che questo freddo mi sta salvando tra virgolette, perché veramente li ho secchissimi, ed è il Nutrilabra, i quattro burri dell'erbolario, uno dei migliori, che mi aiuta veramente tanto. Quindi prima di tutto quello, poi la base. Allora, sto cercando di terminare questo fondotinta che a me piace tanto, in realtà non l'ho più trovato perché comunque l'avrei anche riacquistato, ed è il Soft Touch Mousse della Essence numero 4 Matte Ivory. Come potete vedere è quasi arrivato alla sua fine. Mi piace tantissimo perché è coprenza modulabile, stratificabile, da una non so che di cipriato, ecco, non è sicuramente adatto alla pelle mista. Io adoro anche i fondotinta liquidi, però magari più la sera, perché comunque danno quella luminosità, quelle luci artificiali, mentre invece la mattina, se poi devo stare molte ore fuori, preferisco qualcosa che mi renda, che non mi renda lucida, ecco, non mi si lucidi dopo un po'. Questo mi piace parecchio perché comunque copre, ha una buona durata, quindi mi piace. Io insomma questo lo trovo l'UVS, anche se ultimamente l'UVS della mia città fa pena, non c'è più nulla. Ieri proprio per puro caso ho trovato il mascara. A proposito, io sono su Instagram, alcuni di voi già mi seguono, comunque vi lascio i riferimenti, così insomma ci possiamo scambiare immagini. Sono diciamo attivissima su Instagram, non esageriamo, però comunque ci sono alcune foto carine di qualcosa che mi acquisto e mi piace insomma scambiare opinioni. Quindi questa è la base. Poi la cipria, sto utilizzando la All About Matte della Essence, come potete vedere bene bene, ha già un bel buchetto, mi piace parecchio, l'alterno a quella della Catrice. Questa mi dà sicuramente più sicurezza per quanto riguarda l'essere insomma opache, la lucidità, mi piace molto anche quella della Catrice, però essendo un polvere libera bisogna dosarla bene, perché mi sono resa conto che ha fatto un po' l'effetto cocaina, gli zigomi, quindi insomma bisogna dosarla meglio. Bene, poi chiaramente sopracciglia sempre
definite con la mia matita della Essence, quella più scura chiaramente. Io questa la adoro perché ha un tratto, non è, mentre quella della Neve Cosmetics, la Manga Brows, risulta più morbida, questa sicuramente è più dura, con la consistenza perfetta per essere una matita per le sopracciglia, perché nonostante questa, ci sono alcuni giorni quando veramente fa freddo e neanche la fisso, comunque non si sposta, non sbava, quindi è perfetta, io questa la adoro. Poi, occhi, quindi trucco occhi molto 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 semplice in realtà. Primer della Essence. Adesso cala il buio, non ti prego. L'I Love Stage, appunto, un primer fantastico che io vi consiglio sempre. E sto utilizzando appunto un Beauty Adoption. E sono appunto i Color Infallible. La mia pronuncia. Ed è un tester. Lei è un'amica in profumeria, quindi a volte insomma, gli regala questi tester. In particolare, sto testando appunto il 13, il Burgundy Black. Che è un borgogna, base, cioè il black veramente a poco e nulla, perché è un marrone caldo, essendo un borgogna, veramente stupendo. Questi sono dei pigmenti pressati, io li chiamo veramente perché sta cadendo tutto, eccolo, guardate, è molto scuro, basta toccarlo, guardate un po', ha questi riflessi fantastici borgogna che io adoro. E veramente l'ho pucciato volevo una cosa soft, non volevo una cosa molto molto, non volevo uno smoky intenso, quindi l'ho pucciato col pennello, l'ho sfumato, una meraviglia, veramente sfumabilissimi. Ho usato un pennello a penna della Royal Beauty, veramente sfumabilità incredibile, veramente mi sta veramente piacendo tanto e ha anche una buona resa, comunque ne prelevi poco, ti colora veramente in modo molto molto bello. Sfumato con il blending brush, sì. Con un ombretto panna, della palette della Kiko da Dark Heroine, sì. E niente, poi ho veramente molto molto semplice, non pensate chissà che. All'interno dell'occhio la matita nera, che non adoro, ma insomma per la mattina preferisco utilizzare questa perché se no c'è anche il sole e poi la massaggerò mi avrebbe non, fi, non essendo Non, fissa, non fissandola, lo so, si sarebbe sciolta. Ho usato questo matitone che è l'I Love Smoky Jumbo Eye Pencil, sempre della Essence, che comunque per un bel paio d'ore diciamo che regge. Il mascara, chiaramente, il famoso mascara l'I Love Extreme della Essence, che non trovavo, ho dovuto veramente richiederlo al mio amico che lavora lì a Essence, insomma, poi ci diciamo che ce li aveva dietro, ecco, c'è un'organizzazione un po' alla caspita. Insomma, diciamo che lo stand della Essence è lasciato un po' andare. Questo mi dispiace perché comunque i prodotti della Essence sono venduti, sono richiesti, quindi non capisco questo manifreghismo, ma va bene che se non so, beghe dell'OVS della mia città. Bene, 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 bene. Poi, mi sono dimenticata il correttore. Il correttore è il 4 della Kiko, il Full Coverage Concealer, che ormai sta terminando. Devo assolutamente ricomprarlo perché è uno dei miei prodotti preferiti in assoluto. Come potete vedere, ormai è difficilissimo anche prelevare il prodotto. Fantastica, un'ottima coprenza, bellissimo. Ho anche il numero 2, lo utilizzo come illuminante e per insomma coprire qualche magagnuccia. Poi, come blush, non mi... Sì, dovrei averlo qua. Come blush oggi ho usato, perché veramente per riprendere un po' i toni del borgogna dell'ombretto, ho usato il mio fantastico numero 4 della Umika. Umika sapete che è il brand di cui io sono una promoter, si può dire, insomma, vendo i prodotti,
Questo è un viola con dei riflessi borgogna. Ecco, adesso la luce è veramente, se è andata a farsi benedire, c'era un sole fino a poco. Comunque, e ha una pigmentazione fantastica. Lo vedete più freddo dall'anteprima, ma vi posso assicurare che non lo è assolutamente. Ed è sfumabilissimo, ha una coprenza, una pigmentazione altissima, così dovete stare attenti a pucciare, perché altrimenti veramente non sembrerebbe nulla, ecco il sole, che bello. Vediamo se riesco a farvi vedere il colore. Sono fantastici, veramente, e ha una durata ottima, ragazzi. Io quando capita di uscire il pomeriggio e tornare poi la notte, io ho ancora il fard, il blush, insomma, veramente quasi intatto, quindi sono buonissimi, io li vendo, chiunque di voi fosse interessata. Questi non sono completamente bio, mentre tutti gli altri prodotti per creme, sieri, i profumi che sono i dupe, ma ve ne parlerò, vi farò un video a parte, vi presenterò alcuni prodottini, le saponette, appunto le creme bagno in schiuma, le acque profumate, sono tutte bio e sono fantastiche. E niente ragazze, io credo di aver finito, le labbra lasciate nude perché non volevo assolutamente andare a seccare con nessun rossetto, perché veramente le ho molto molto secche. Niente, questo è il trucco e la faccia del giorno, io vi mando un bacio, vi abbraccio tutte e mi raccomando, siate attive e ci vediamo al prossimo video. Ciao belle, ciao ciao.